Ok, l'emozione è tanta. Buongiorno a tutti, mi chiamo Evelyn e oggi voglio condividere con voi la mia storia. Come sapete, la risurrezione di Gesù ha segnato l'umanità in un prima e dopo Cristo. E succede anche nella vita di chi, come l'Apostolo Paolo, ha avuto un incontro con Gesù lungo il suo cammino. Posso confermare che anche per me è stato così, un incontro con Gesù, che ha creato una storia in me, con un prima e un dopo Cristo. Sin da piccola mi sono afferrata alle persone per non dire quasi a dipendere da loro e quando si allontanavano rimaneva un vuoto in me incolmabile, non sapendo quale fosse la mia identità né quale fosse il mio proposito in questa terra. Andando avanti con l'adolescenza cercavo di inquadrarmi in qualche gruppo e ottenere la loro approvazione o semplicemente cercavo affetto. Nonostante ciò, il vuoto dentro di me cresceva sempre di più. E più cercavo amore nelle persone, chissà anche sbagliate, non riuscivo a colmare quel vuoto in me. E ho cercato di riempirlo con le cose di questo mondo: alcol, discoteche, relazioni al di fuori del matrimonio, eccetera. Ma ancora così non capivo perché mi sentivo ancora più male e più vuota che mai. Purtroppo, i rifiuti da parte della gente, tradimenti, delusioni sentimentali aumentavano sempre di più le domande esistenziali. Come perché sono viva? Chi sono? Perché non valgo nulla? E così la mia personalità era basata in parole come timidezza, insicurezza e depressione. Ma soprattutto negli ultimi anni mi ha accompagnato molto la parola morte. Proprio così, dentro di me c'era una voce costante in cui mi diceva non vali nulla, nessuno ti ama, non servi neanche come un'amica o fidanzata, è meglio sparire da questo mondo. E nessuno se ne accorgerà. Durante la fine del 2019 ero sprofondata in una grande depressione cronica, che non sapevo come uscirne e mi vergognavo nel parlare con qualcuno, finché ho finalmente deciso di pianificare il mio suicidio. Sapevo dove, quando e come. Durante la pandemia, con gran dolore nel cuore, ho urlato al cielo chiedendo di farla finita. E ho clamato a Dio che che mi portasse via. Ma ho sorpresa, Dio aveva altri piani per me in quella disperazione. E ho ricevuto un no da parte sua. Rotta come ero, sommersa nel fango in cui mi trovavo, tese la sua mano e mi rialzò dicendomi: sei amata, ti ho dato io la vita, ti ho scelto dal grembo di tua madre e soprattutto ora sei salva, perché ho inviato mio figlio a morire per te sulla croce. Attraverso lo Spirito Santo, Dio mi ha dato una nuova identità, un nuovo giorno e una nuova vita in Gesù. Da quel giorno, ai miei 28 anni, ho avuto il mio incontro con Gesù lungo il cammino. E la mia vita è cambiata radicalmente. Adesso è lo Spirito Santo la mia guida e la sua parola è la mia unica verità. Sono ormai 2 anni da quando ha cambiato la mia tristezza in danza e ha spezzato le catene e reso la mia libertà. Non vi è gratitudine più grande il poter lodare e glorificare il nome di Gesù attraverso questo battesimo, dando così conferma di come ha trasformato la mia vita e che sono stata crocifissa con Cristo. E non sono più io a vivere, ma è Lui in me. E vi lascio con questo versetto che mi ha edificato in quel momento. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Anzi, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, poiché io sono persuaso né che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né qualcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio, che è in Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Evelyn, credi tu che Gesù è venuto, è morto sulla croce ed è risorto al terzo giorno per perdonare i tuoi peccati e darti la vita eterna?
Sì, lo credo. Noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.